Ben ritrovati ad una nuova puntata dei vostri soldi, l'appuntamento dedicato alla finanza personale. Ogni giorno un argomento diverso e ogni giorno cerchiamo di capire anche come risparmiare facendo delle scelte competenti, precise, consapevoli. E oggi parliamo di assicurazioni auto con l'arrivo del 2019 per molti conducenti è tempo anche di rinnovare la patente. L'assicurazione è un obbligo che è comunque anche una fonte di un'uscita di casse importante. Ci sono però anche dei metodi per risparmiare. Beh, li affrontiamo con Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it. Ben ritrovato. Buongiorno. Segugio.it, celebre oramai portale che tutti conoscono comparativo. Quello che in pochi sanno è che voi con una cadenza periodica andate a pubblicare anche uno studio sulle tipologie di nuove assicurazioni che tanto ci dice del mercato dell'auto e ci può dare anche, da una sua attenta lettura, dei consigli su come poi andare a di fatto risparmiare. L'osservatorio auto di febbraio 2019 ha qualche evidenza che vorrei vedere con lei, Anzaghi. Una delle cose che più mi ha colpito leggendo questo osservatorio innanzitutto riguarda l'alimentazione dell'auto, perché il totale di nuove auto che hanno un'alimentazione a gasolio, in questi giorni addirittura c'è il blocco del traffico a Milano per determinati veicoli Euro 4 in giù, è tornato ad un livello più basso della media storica, al 32,8%. Tutto ciò mentre nella nuova legge di bilancio ci sono degli incentivi per l'elettrificazione, molte città chiudono al diesel. Lei ritiene che questa percentuale possa scendere ulteriormente per chi prima ancora di assicurare volesse comprare una macchina? La scelta di un diesel è una scelta difficile? Ma io ritengo che ci siano i presupposti perché questo calo del diesel si accentui nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Ricordo che un paio d'anni fa, fatte 100 le nuove auto immatricolate, il 52, 53, 54% erano con alimentazione a gasolio, adesso siamo al numero che ricordava lei, quindi siamo attorno al 33%. Diciamo che tutti gli elementi di incertezza che in questo momento ci sono su questo tipo di alimentazione fanno sì che, nonostante le case propongano degli sconti, delle incentivazioni, il cliente sia piuttosto spaesato e quindi o si orienti su un'altra forma di alimentazione o, nel caso ami specificamente il diesel, tenda a tenersi la sua vettura sapendo che comprarne una nuova con quel tipo di alimentazione lo pone a rischio da qui a 3-5 anni di avere un veicolo senza più alcun valore. Quindi diversi studi vedono una fine imminente del diesel. Poi, non avrebbe molto senso acquistare un diesel ora come ora, vista la situazione? Se non si ha una specifica preferenza, e forse tranne nel caso dei SUV, dove magari forme di alimentazione alternative sono un po' più complesse per veicoli potenti, probabilmente non è una scelta particolarmente felice o comunque espone a dei rischi importanti di trovarsi appunto con un veicolo che non può circolare in certe aree e quindi viene meno la sua funzione. Torniamo ai dati del vostro osservatorio, perché sì, il best price, il miglior prezzo medio di RC Auto nel mese di gennaio era 427 euro. Vedo già qualcuno da casa che dice: come, ma io ho pagato molto di più. Dipende anche poi dalla provenienza geografica e dalla regione di provenienza. Però con delle misure accorte i proprietari di auto possono arrivare a spendere anche il 50% in meno. Come? Ci dica come fare, perché 50% è una bella cifra risparmiata. Certo, tipicamente non sarà il cliente che spende 427 euro, sarà quel cliente che è posizionato su una fascia di prezzo superiore a poter conseguire un risparmio così importante. Allora, ricordo che questo mercato, il mercato delle RC Auto, è un mercato che è diventato estremamente competitivo. Solo pochi anni fa era un mercato vischioso, privo di reale competizione per una serie di motivi. L'arrivo dei comparatori, gli interventi normativi dal venir meno del tacito rinnovo e tutta una serie di altre cose hanno reso questo mercato competitivo e adesso ci sono le opportunità di confronto. Quindi anche se sembra una cosa pro domo mea, diciamo a favore degli aggregatori, sicuramente quello da cui il cliente, il consumatore deve partire, così come per ogni altro tipo di merceologia, è una ricognizione dei prezzi di mercato. Quindi uno partire da un aggregatore e da un sito che opera dei confronti. Assolutamente sì.
guardare bene le condizioni contrattuali, perché ricordo in Italia non è definito l'obbligo di avere un'assicurazione reciproca del proprio mezzo, però i contenuti assicurativi di questa copertura variano da una compagnia all'altra, quindi si deve guardare sia ai migliori prezzi ma anche nello specifico alle condizioni contrattuali, alla formula guida, eventuali esclusioni, rivalse, franchigie e quant'altro, tutto un lavoro che i comparatori come intermediari aiutano il cliente a fare sia attraverso il sito sia attraverso il servizio di assistenza telefonica. Una volta che si è capito che ci può essere una potenziale area di risparmio a parità di condizioni assicurative, si cambia compagnia oppure ci si rivolge al proprio intermediario che spesso ha la facoltà di concedere degli sconti a quei consumatori che vuole trattenere e che si sono dimostrati curiosi e quindi hanno trovato delle offerte alternative. Quindi questa è l'indicazione chiave. È una cosa che per gli italiani è ancora difficile fare. Gli italiani sono ancora relativamente statici, cambiano poco compagnia di assicurazione, si informano relativamente poco, però c'è d'altro canto da dire che gli aggregatori italiani, cioè quindi i siti dove si fa comparazione assicurativa, sono ormai gli unici che stanno crescendo, continuando a crescere in Europa, con una frequentazione di pubblico sempre più vasta, quindi è una cultura che si sta diffondendo. Ora, c'è una statistica molto interessante, la condotta a una marca che produce, una società che produce i dizionari, prese 100 persone a caso in una piazza, solo 27 sanno il significato della parola franchigia. Ne approfitto perché è uno dei parametri fondamentali quando si va ad assicurarsi, uno magari si copre su tutti i rischi, poi c'è la franchigia e rimane fregato. Di che cosa si tratta, certo, rapidamente, perché non è il focus di questa intervista? Adesso la definiamo, ovviamente la franchigia, questo oggetto che adesso andremo a spiegare, vale sia per l'RC che per altre garanzie. Se ci concentriamo sull'RC, cioè sul prodotto base obbligatorio, in realtà è una pratica ormai molto poco applicata in Italia, quindi difficilmente ci si imbatterà in una polizza auto che preveda delle franchigie sull'RC. Franchigia significa che in caso di sinistro, in caso di danno, in caso di incidente, una porzione di quel sinistro rimane a carico del consumatore. Quindi per esempio io provoco un danno da 1000 euro, l'assicurazione lo ripaga, ma siccome c'è una parte di quel danno che è a carico mio, me lo richiede indietro. Ecco, però ripeto, questo sull'RC è una cosa che raramente accade, più facilmente lo troviamo, non so, sull'incendio furto o altre garanzie. Chiaro, serve per ridurre anche quel cosiddetto azzardo morale, cioè che la rischiosità poi di un assicurato aumenti rispetto alle valutazioni preliminari. E in realtà se fosse uno strumento usato bene consentirebbe un abbattimento importante dei costi assicurativi, visto che ovviamente la maggior parte dei sinistri sono di piccola entità, quindi se la compagnia di assicurazione potesse liberarsi della parte più bassa dei sinistri, i premi assicurativi calerebbero, i prezzi assicurativi calerebbero parecchio. Un altro dato interessante che ci pone uno spunto di riflessione è quello dell'assicurazione furto incendio, che sebbene cresce riguarda ancora una percentuale degli assicurati molto bassa, circa un quarto, eppure sono sempre più ricorrenti questi sinistri, soprattutto per chi vive nelle grandi città. Perché è necessario o comunque consigliabile assicurarsi da queste evenienze? In genere che aggravio comporta sul premio assicurativo che si paga? Certo. Beh, allora cominciamo a dire che, come lei correttamente segnalava, questo tipo di copertura in realtà è incrementata notevolmente negli ultimi anni, questo si vede bene nel nostro osservatorio, diciamo parallelamente alla discesa dei prezzi RC. Cliente aveva un certo budget assicurativo, diciamo in virtù di un cambio di compagnia, di un abbassamento di tariffa, ha potuto permettersi di aggiungere questa garanzia. Può sembrare che questa penetrazione della quale abbiamo parlato, il 27-28%, sia molto bassa, ricordiamoci che è una media nazionale. Stiamo parlando di un parco veicoli che mediamente ha 10 anni e oltre di anzianità, ovviamente può sembrare un dato basso se riferito a una città come dove ci troviamo noi, Milano, e magari a un mezzo recente di un certo valore, l'Italia però è ovviamente molto più vasta. Questa percentuale, se andiamo a vedere, che ne so, in Valle d'Aosta è una percentuale del 15-16%, in Campania addirittura il 10%, per motivi diversi. Ovviamente se si vive al di fuori di aree urbane il tema è molto meno sentito, magari abito in campagna, ho il mio box, vado al lavoro in un'area recintata e quindi ho meno il problema. Se vivo in campagna ho il problema che costa, è immensamente cara questa garanzia. Quindi
Questo è il motivo per cui la penetrazione raggiunge questo livello. Quanto può costare? Ovviamente dipende dal valore residuo del mezzo, quindi molto poco se parliamo di un mezzo di 7-8 anni, magari non di grande valore all'acquisto, invece può costare centinaia o migliaia di euro se andiamo ad assicurare un mezzo importante. La domanda se convenga averla, beh, io qui rispondo sempre nello stesso modo, ne avevamo già parlato nel precedente incontro che abbiamo avuto, vale la pena averla se il danno patrimoniale derivante dal furto dell'auto è per me importante. Quindi ovviamente se io faccio un'attività di tipo commerciale, uso una macchina per lavoro e magari non ho riserve finanziarie, è chiaro che il furto dell'auto per me è un danno catastrofale e mi devo assicurare. Se parliamo di una seconda o terza auto, magari un'utilitaria con 8 anni di vita e 3.000-4.000 euro di valore, diventa una scelta soggettiva basata su una opportunità di protezione. Ecco, ricordo anche che in Italia la gente che assicura la casa, per esempio, sono pochi punti percentuali e quello è un bene assolutamente importante. Chiaro. Ora, per chi si guarda magari da centri urbani a maggiore densità, negli anni si è sviluppato un bike sharing più capillare, il car sharing, lo scooter sharing, cioè ci sono delle modalità per uscire e non utilizzare la macchina, il che significa che chi ha una macchina di proprietà magari non ammortizza come prima il costo del premio assicurativo in un anno, avendo altre tipologie di mobilità più sostenibile o semplicemente conveniente. Banalmente il car sharing lo posso parcheggiare ovunque senza rischio di multe. Certo. Esistono soluzioni assicurative che permettono comunque di parametrare al premio a quanto uso la macchina? Sì, esistono. Diciamo che non mi risulta esistano in Italia soluzioni pay per use proprio strettamente dette, cioè nel caso che faceva lei, uso l'auto la domenica, la garanzia non vige dal lunedì al sabato e l'attivo io all'utilizzo della macchina. Non ci sono ancora queste soluzioni. Esistono delle polizze pay per use intese come polizze parametrate, ex post all'utilizzo effettivo dell'auto, quindi se io utilizzo l'auto per pochi chilometri all'anno, tipicamente sono abbinati a dispositivi satellitari, allora ottengo dei premi, degli sconti che possono essere il 15, il 25% e così via. Quindi vanno a vedere magari sia quanto la utilizzo, sia che tipo di utilizzo ne faccio, in che fascia oraria l'uso, magari sono fasce orarie meno pericolose dove c'è meno traffico. Sono soluzioni però relativamente poco diffuse perché tipicamente proposte da assicurazioni di nicchia e anche perché non sono facilmente confrontabili con soluzioni più classiche, quindi io mi trovo un'assicurazione che magari come prezzo d'entrata può sembrare più alta, se uso la macchina al di sotto di certi chilometri diventa conveniente, devo farmi delle simulazioni, alla fine, visto che stiamo parlando di un'auto di proprietà rispetto a una soluzione totalmente flessibile come lo sharing, in tanti preferiscono andare su una soluzione tradizionale. Per chiudere in un minuto, scatola nera sì o scatola nera no? Beh, scatola nera è quasi un obbligo in certe aree del paese, Napoli, Caserta, dove supera il 60% di penetrazione, dà sicuramente dei vantaggi, degli sconti ed è una condizione necessaria e ampiamente praticata. La diffusione però ormai si è fermata, ha raggiunto il suo massimo, quindi stiamo assistendo per la prima volta a una mancata crescita o un lieve rallentamento della scatola nera. Bene, grazie allora a Emanuele Anzaghi, vicepresidente di Segugio.it. Grazie ancora. Grazie a lei, grazie a voi. È tutto per questa puntata dei vostri soldi, vi lasciamo alla programmazione del canale. Grazie per averci seguito e arrivederci.